Buongiorno a tutti quanti. Siamo tre settimane che siamo partiti da un'affermazione che aveva fatto Mario Forieri, che ci ha detto: quando la paura bussa alla porta, cosa fai? Apri la paura, la porta alla paura, oppure apri la Bibbia? E abbiamo cominciato a studiare un brano molto famoso, molto bello, abbastanza lungo, Ebrei 11, che parla proprio delle figure della fede, per cercare di trovare una definizione biblica a che cosa significa la fede. Il brano di Ebrei 11, chi l'ha scritto, ci dice che la fede deve spingerci a fare piuttosto che a pensare, e che dobbiamo andare al di là di quello che i nostri occhi fisici vedono. E oggi vorrei vedere assieme a voi altri due aspetti che escono dal brano di Ebrei 11. Il primo è questo qua: chi ha fede non pensa con la logica umana. Attenzione, non sto dicendo che se sei credente devi buttare via la logica. Non è che se sei credente devi completamente cancellare tutto quello che sono la logica che è in te e vivere soltanto per fede, aspettandosi sempre che accadano cose che non sono logiche, perché sei soltanto credente. Dio ci ha creato con un cervello, e la tua capacità di pensare logicamente è un dono che Dio ha messo in te. Perché? Perché Dio è un Dio logico, che legge le cose del mondo e sa perfettamente il perché e il per come le cose succedono. Anzi, le sa in una maniera perfetta, perché è lui stesso che comanda il mondo. E questa sensazione, questo sentimento di logica, questa struttura logica che tu hai, che io ho, non è null'altro che un dono che ha messo Dio. Perché? Perché Dio è un Dio logico. Perché allora la fede manda qualche volta la mente in tilt? Perché non riusciamo a capire bene le cose tramite la nostra logica? Perché Dio vede l'immagine per completo del percorso. Noi siamo sul percorso, io sono il percorso. È come se Dio fosse un uccello che vede tutto quanto da solo. Noi vediamo soltanto quello che vediamo. Noi vediamo la strada che abbiamo. Vediamo quanto, 200-300 metri avanti, se hai una vista molto forte, diciamo un chilometro, però basta una curva, basta una collina, basta un po' di nebbia del mattino e noi non vediamo più assolutamente nulla. Pensate ad Abramo, che è citato nel brano di Ebrei 11, che non leggiamo perché l'abbiamo letto la settimana scorsa, è un brano molto lungo, ci sono tutte queste persone importanti, e una di queste che esce fuori dal brano di Ebrei 11 è Abramo. Abramo abitava ad Ur dei Caldei, che era una città bellissima, grande, no? Una città ricca. Dio gli dice di andare dove? Dio gli chiede di spostarsi senza rivelargli dove si sarebbe spostato. Abramo, lui per fede, era realmente partito, magari con qualche dubbio, ma sicuramente con tante speranze, me l'ha detto Dio. Con queste speranze parte, e come premio alla sua fede, Dio l'ha condotto dove? Nella terra promessa. Alla stessa maniera, Abramo aveva accettato, e anche Sara aveva accettato, la promessa di Dio di avere una stirpe che sarebbe stata numerosa come le stelle nel cielo. Anche se qualche dubbio l'aveva sicuramente avuto, essendo, ma man mano che gli anni passavano, lui diventava vecchio, aveva una moglie sterile. E come premio a questa fede, lui aveva detto: sì, ok, se lo dice Dio accadrà. E Dio che qual è stato il premio? Di fargli avere Isacco, un figlio. Ma sin qui Abramo ha esercitato la sua funzione logica. La logica che è... Perché? Perché per poter avere una nazione, Dio mi dice che avrà una nazione, vuole stabilire una nazione, mi deve dare un posto. E ecco la terra promessa. Logica.
Dio mi dice che devo avere, che io sarò la capola, l'inizio di una stirpe che sarà numerosa come le stelle del cielo. È logico che mi deve dare una progenie, è logico che mi deve dare almeno un figlio. Ed ecco Isacco. Fino a qui tutto è filato secondo la logica umana, no? Tutto, sembra quasi una di quelle storie che finisce tutti e tutti vissero felici e contenti, però. Però accade poi che Abramo incontra una curva e non riesce a vedere come. Qual è la curva? Qualcosa che va al di là di quella sua logica di uomo che vede una causa e effetto. Io faccio il volere di Dio, l'effetto è il premio. A un certo punto che cosa succede? Dio gli dice, dammi sacco. Come? Dammi sacco. Sacrifica Isacco, uccidi tuo figlio. Dio, tu mi hai dato un figlio, la progenie mia è la progenie che deve, da cui deve nascere questa nazione eccezionale. Abramo, dammi Isacco, te lo chiedo io, sei fede. Della prossima. Ebrei 11, 17, 19 dice così. Per fede Abramo, quando fu messa alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riempie Isacco come per una specie di resurrezione. Cosa fai quando la tua logica umana di uomo e di donna si ferma a noi? Quando una curva, una collina, una nebbia ti impedisce di vedere oltre e tu temi che quello che è la decisione che prendi perché Dio te l'ha chiesta diventerà soltanto, ti porterà soltanto tristezza e dolore. Il versetto dice così. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Vedete, Abramo nella sua disperazione cerca di dare un senso logico a quello che logico non è. Là che dice, probabilmente lo uccido e lui me lo risuscita. Che so, è una prova generale per vedere come si risuscitano i morti? Non era questo il caso. Non capisce, però vedete, Abramo non capisce, non vede oltre la curva, non vede il tratto che c'è di strada. E tra la logica di un Dio che è d'amore, non capisce che cosa, quale sia il nesso tra un Dio dove, che è amore e che gli ha dato un figlio, un Dio che è dolore che glielo chiede indietro. Ma è il nesso. Cosa fai quando sei sicuro che Dio ti sta chiedendo qualcosa ma non riesci a quadrare il cerchio? Perché? Perché non fa senso quando sai che quello che ti sta chiedendo comporta qualche cosa che tu temi porti soltanto qualcosa di sbagliato, sembra portarti un baratto. Sapete, la natura umana è quella che tende spesso a pensare che il piano di Dio non sia il migliore. Dio me lo chiede, però ci deve essere in qualche altra maniera. La natura umana di Gesù, perché ricordiamoci che Gesù nel Getsemani era perfettamente e completamente uomo, la natura umana di Gesù è quella che gli diceva che probabilmente il piano della croce non era il migliore. Matteo 26, 39. Padre mio, se è possibile, passi da oltre da me questo calice. Signore, ma siamo proprio convinti che serve questa croce? Ma siamo proprio convinti che serva che io muoia, soffra e venga deriso, sputato? Ma siamo proprio convinti che questo è il piano? Però la natura divina di Gesù, perché è vero che Gesù era completamente uomo, ma era anche completamente Dio, fu quella di confidare che realmente il piano che aveva stabilito col Padre era quello migliore.
Padre mio, se è possibile, passi oltre per me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come vuoi tu. Chi è che vince poi? La volontà di Dio. Dio vede oltre la colpa. In quel momento Gesù non vedeva oltre la colpa perché era uomo. Molto tempo dopo Abramo ci fu un uomo molto famoso, così famoso che addirittura le persone andavano da lui, re e regine, andavano da questo uomo per quanto saggio era, per prendere consiglio, perché gli dicesse cosa fare. A quest'uomo Dio diede il compito di scrivere un libro dove fosse messo giù la saggezza di Dio, così che le persone dopo di lui avrebbero potuto andare là a prendere un libro, aprirlo e vedere cose pratiche di saggezza di Dio. Era il libro di Proverbi che era scritto Salomone. Attualmente noi leggiamo il libro di Proverbi e sono cose pratiche che io e te possiamo applicare. Però questa persona saggissima, questo re enorme, questa persona benedetta, Salomone, colui che ha costruito il Tempio di Dio, a un certo punto della vita, proprio alla fine, scrive un altro libro. Scrive il libro di Ecclesiaste, dove per 12 capitoli Dio aveva avuto una vita bellissima, una vita di ricchezza. A un certo punto aveva preso un bel po' di sbandate lontane dal Signore, però non riusciva a mettere insieme tutti i pezzi logici, in maniera logica, di quello che era stata la sua lunga vita di successo. E dopo aver ragionato per 12 capitoli, cercando di dare una logica a qualche cosa che non trovava logica, conclude così. Ecclesiaste 12, versetto 11, 12, poi 15. L'Ecclesiaste, ovvero Salomone, oltre ad essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, sfruttato e messo in ordine un gran numero di sentenze. Il libro dei Proverbi. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli, esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per te. Alla fine Salomone che dice: l'uomo più saggio venuto mai al mondo, il secondo più saggio, perché il più saggio di tutti è Gesù, ma il secondo uomo più saggio mai esistito al mondo, conclude che è impossibile capire i piani di Dio. Non cercare, non ci capire. L'unica cosa che puoi fare è obbedire ai voleri di Dio. Abramo l'aveva fatto e non capendo il perché, non capiva perché chiedeva indietro Isacco, cercando di dare una logica umana, dicendo me lo risuscita, dove la logica non c'era, il fatto di uccidere il figlio. Aveva per scelta scelto di obbedire. Era una scelta di obbedire anche se non vedevo tra voi. Voglio fare una domanda: c'è un Isacco che sai che Dio ti ha promesso e magari ti ha dato, che ne so, il tuo ministero di chiesa, il tuo matrimonio felice, i tuoi figli, la tua amicizia, la salute, il lavoro, la chiesa, e all'improvviso magari Dio ti dice rinuncia, rinuncia, devi fare questo, e tu sai: ma Dio, ma questo significa che non sarò più in chiesa, questo significa che dovrò lasciare i miei amici, questo significa, e poi metti lì. Perché Signore? Perché mi stai chiedendo questo? Perché io sono Dio, tu mi devi obbedire. Dio chiese una prova alla fede di Abramo. Abbiamo detto che chi ha fede non pensa, ma fa, no? La fede è quella vera, così come l'amore non è un sentimento, ma un'azione. La fede è azione. E il commento che Dio dà alla fine della vicenda, dopo aver fermato la mano di Abramo che stava per uccidere il figlio Isacco, che era pronto ad uccidere pur di obbedire avendo fede, il commento che fa Dio è questo, lo fa fare all'angelo, Genesi 22, versetto 12: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so
che tu temi Dio poiché non gli hai rifiutato tuo figlio, l'unico. Ora la parola che qui vedete che è scritto temi, in ebraico è Yare. Yare significa avere rispetto per via della paura. Per cui cioè, io ti rispetto perché in fondo ho paura di te, ti temo. Salomone ha detto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Sapete quale parola è temi? Yare. Ti pongo la stessa domanda che ha fatto Mario 3 settimane fa. Quando la paura bussa alla porta, cosa fai? Apri la porta alla paura o apri la parola di Dio? Dio vuole sapere che l'unica paura che hai è quella di obbedire a Lui. Dio non vuole che tu hai paura di niente, tranne di obbedire a Lui. Quello sì, perché Lui sa qual è il meglio per te e vuole che tu abbia paura di non fare quello che Lui vuole, perché quello che Lui vuole è il meglio per te. Per cui è giusto che tu devi avere paura. Tu devi avere paura di non fare quello che Lui vuole, perché Lui vede il piano da sopra e sa che oltre la curva c'è quello che Lui ha fatto per te, ha preso posto per te. Questo è il tipo di paura che Dio ricerca, che cerca di applicare e non cercare di applicare una logica a quello che apparentemente non ha logica. Poi la logica c'è, perché è la logica di Dio, che è una logica suprema, una logica superiore. Questo è il tipo di paura che dimostra che Dio si può fidare di te. E se Dio si fida, Dio affida. Se Dio si fida, Dio affida. Pensate, ma Noè che cosa può affidare? Noè si fidava di Dio? Inchiodava tavoli in mezzo al deserto, sì, più sfiducia di quella. Che cosa affida? Dio affida a Noè la conservazione della vita sulla terra. Abramo ha affidato la nascita di un popolo. A Mosè gli ha affidato la liberazione dalla schiavitù del suo popolo. A Giosuè gli ha affidato la conquista della terra promessa. Sono tutte persone che si sono fidate di Dio quando non c'era possibilità logica di fidarsi di Dio. Loro si sono fidate e Dio gli ha affidato. Tu non puoi neppure immaginare a quali cose sarai chiamato da Dio se tu ti fidi di Lui, le cose stupende che ti affiderà se tu hai fiducia in Lui e se tu hai timore e paura di andare fuori da ciò che non hai fatto. Se solo accetterai di avere fede tra ciò che vedi logico e ciò che Dio vuole chiederti da te. Però c'è un però. C'è un punto. Prossima slide. Chi ha fede è pronto a pagarne il prezzo. Quante volte hai sentito dire me o altri, qualsiasi credente, che ti dice che la salvezza è gratis? La salvezza è gratis? Puoi comprare la salvezza? No. Tanto è vero che Lutero ci ha fatto lo scisma. Perché dice non puoi comprare le indulgenze. Allo stesso modo, puoi comprare la fede? No, la fede non si compra, la fede è fede. Però mentre la salvezza è gratis e non a prezzo, perché il prezzo è stato pagato da Gesù, la fede è gratis ma a un prezzo. Piccolo, grande, la fede c'è sempre un prezzo. Un costo piccolo, grande, ma c'è un costo da pagare. Ebrei 11,7. Noè con la sua fede condannò il mondo. Per Noè il costo era veder perire tutto quanto quello che aveva visto da sempre: paesaggi, bestiame, amici, familiari, quelli che non erano dentro la barca con lui furono morti. Il prezzo qual era? Era rimanere solo. Sì, c'era la sua famiglia, ma era rimanere solo e dover ricominciare una seconda creazione. Il prezzo è abbastanza grande.
Ebrei 11, 24 e 25. Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio. Per Mosè il costo era perdere il privilegio di essere chiamato figlio del faraone. Per ottenere cosa? Per patire la fame, per patire le percosse, per patire lo stesso disprezzo che aveva il popolo che, di cui faceva parte, che era il popolo di Dio. Prossima. Giosuè, versetto 2, capitolo 2, versetto 3. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fai uscire questi uomini, quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti ad esplorare tutto il paese. Il prezzo da pagare per Raab era ricevere le minacce del re e probabilmente la quasi sicurezza di morire insieme con le spie se l'avessero preso. Lo scrittore di Ebrei ci offre, vediamo la prossima, ci offre una varietà di costi che i credenti hanno dovuto pagare. E sono pezzi, attenzione, che i credenti pagano in questo momento. Fatemelo dire quello che succede in Pakistan, quello che succede in Corea del Nord, quello che succede in Cina. Sono questi i costi che significa la fede. Ebrei 11, 35, 38. Altri furono torturati, altri furono messi alla prova con schede, frustate, altri che catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonche e per grotte e per la terra. La situazione è difficile, sapete? A me piacerebbe tanto avere, quando sono diventato credente, mi piaceva tanto l'idea di avere un Dio ombrello che dovrebbe stare aperto, che funziona, ma non funziona. Mi prendi? C'è un ombrello di qua, guarda, facciamo l'illustrazione. In diretta, per chi ci sta vedendo adesso, vedete l'apertura dell'ombrello. Ecco, le mani delle mogli. Un Dio ombrello mi copre, tutto scivola. Magari posso pure chiamare qualcheduno che mi piace, vicino, un mio familiare, mia moglie, i miei figli, li mettiamo qua sotto un Dio ombrello, tutto scorre. Gli altri possono anche bagnarsi. Possono bagnarsi perché c'è Dio che mi protegge, un Dio ombrello. Dio mi ama, non mi farà soffrire, tutto scorrerà contro. Oppure mi sarebbe piaciuta più Dio. Un Dio sponsor. Uno che mi raccomanda. La famosa busta della raccomandazione. La prego, onorevole Tabitani, la prego di valutare con attenzione questo mio caro amico Marco delle Monete. Io ho fede, Dio mi provvede la raccomandazione per ricevere cosa? Quello che dico io. Ma sapete, il mio Dio è un Dio differente. Il mio è un Dio croce, un Dio che è venuto per salvarmi. Io ho fede, Dio è morto per me. Dio, Gesù, è morto al mio posto. Essere obbedienti a Dio comporterà quasi sempre, anzi, sempre una vita non facile. Poi a seconda del posto dove stai sarà più o meno difficile essere credente, ma comunque qualsiasi cosa sarà meno facile se sei credente. Qualsiasi cosa comporterà una vita facile.
Essere obbediente a Dio non significa avere un ombrello e nemmeno una raccomandazione, ma significa accettare la croce. Vedi la prossima. Luca 9, versetto 23. Mi è piaciuta la versione di questa la Bibbia della gioia, di questa traduzione. Chi vuole seguirmi deve smettere di pensare a se stesso, deve essere pronto a portare la propria croce ogni giorno, restandomi vicino. Seguire il volere del Padre ha portato a Gesù, colui che ha steso i cieli. C'è anche una canzone che cantiamo, colui che ha steso la terra sulle acque. Colui che ha steso i cieli l'ha portato a morire in croce, a morire su una croce. In cosa hai fede? Hai fede in un Dio ombrello? Hai fede in un Dio che ti copre? Sappi che la tua fede vivrà fin tanto che non arriverà un problema veramente grosso. E quando non scorrerà sull'ombrello ma ti colpirà, la tua fede si svanirà. Oppure credi in un Dio sponsor, in un Dio che ti raccomanda per avere quello che vuoi. Sappi che la tua fede durerà fin tanto che non otterrai quello che tu stai chiedendo, e allora non avrai più fede. Ma se invece la tua fede è nel Dio croce, nel Dio della croce, la tua fede sopravviverà le tempeste della vita. Perché? Perché lui ha già vinto per te. Giovanni 13, 31 e poi versetto 33. Credete adesso? Chiese Gesù. Vi ho detto queste cose perché in me abbiate pace. Nel mondo vi aspetta sofferenza, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Prendiamoci a pregare. Grazie Gesù di aver vinto il mondo per noi. Grazie di aver vinto, di aver completato la salvezza attraverso il tuo nome. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose a me, insieme a me e tutto. Signore, io voglio andare oltre la culpa, voglio accettare quello che è le tue decisioni per la mia vita. Non voglio pensare soltanto con la logica mia umana, ma voglio sottomettere a te quello che mi accade nella vita. So che questo comporterà un costo, perché la mia fede mi costerà. Io voglio avere timore soltanto di obbedire a te. La mia unica paura che voglio avere è quella di obbedire a te, di ascoltare la tua voce, di leggere la tua parola, di applicare i tuoi comandamenti alla mia vita. E Signore, io non voglio avere fiducia in un Dio ombrello, non voglio credere che tu sei qua soltanto per farmi scorrere il male intorno, e non voglio chiederti nemmeno di essere il raccomandato tu, non voglio soltanto ringraziarti perché tu hai dato la croce, perché tu sei morto per me sulla croce. Per questo ti ringrazio, Signore Gesù.